Cari amici, buongiorno, buon 2 febbraio, questa bellissima giornata con un profumo di primavera e io sono ancora qua a rompere le scatole per riproporre un tema che ormai è sulla bocca di tanti, ma la risoluzione pare essere in questo momento ancora molto lontana ed è il tema dell'aumento delle utenze e in generale di tutti quelli che sono i costi legati alla vita di famiglie, imprese e ovviamente di comuni. La situazione che si sta delineando dopo il mese di gennaio la stiamo cominciando a vedere realmente nelle tasche di ognuno di noi, di tutte le famiglie, di tutte le imprese, anche piccole, che stanno affrontando rincari in ogni settore: energia elettrica, gas, carburanti, carrello della spesa e molto altro. Questa situazione per i comuni si sta amplificando nei termini in cui tutti i bilanci che stiamo approvando all'interno dei comuni presentano oggi coperture finanziarie che ci consentono di arrivare massimo a settembre 2022, ovvero abbiamo 3 mesi dove in questo momento, salvo modifiche, sarà difficile comprendere come pagare le spese fisse, al netto degli aumenti dei contratti in essere previsti dalle leggi del 2021. Questa situazione capite che non è sostenibile perché crea una situazione di incertezza oggi e tra 9 mesi. Oggi perché i bilanci di fatto devono subire una sorta di cristallizzazione, cioè devi spendere il meno possibile per poter eventualmente sostenere questa spesa fino alla fine dell'anno. E poi a settembre, quando vedremo la situazione quale sarà, si dovrà nel caso anche decidere di tagliare alcuni servizi perché non ci sono le risorse per pagarli. Questa situazione capite che non è sostenibile. Io non sto a giudicare quale sia il motivo, perché sicuramente sono motivi complessi, ma il governo non può girarsi in questo momento dall'altra parte. Il tema è troppo grande e deve essere affrontato con urgenza e con completezza. Che vengano erogati dei contributi, quello che è stato fatto finora sulle utenze, sulla riduzione dell'IVA, sulla riduzione dei costi di trasporto è irrisorio per risolvere il problema, non risolverà il problema, e lo vedremo adesso nelle bollette che arriveranno questo mese di febbraio, non risolve il problema. Questa situazione ce la stiamo trascinando da settembre 2021 e non è risolvibile. Si dice oggi che questa bolla possa andare a ridursi in primavera, ma non deve ridursi, deve tornare ai livelli di settembre 2021. Questo è necessario. Vi dico solo che in questi 4 mesi abbiamo completamente sperperato tutti quei vantaggi che i comuni hanno costituito nel corso degli anni grazie agli efficientamenti energetici. Stiamo spendendo più di quanto spendevamo prima di efficientare. Questo è intollerabile ed è inaccettabile. Quindi è assolutamente fondamentale che il governo si attivi. E io dico ai miei colleghi sindaci, se entro fine febbraio non abbiamo una risposta su questo tema, è il momento di indossare le fasce e andare dove la legge ci consentirà di protestare perché non so dove sia, e andare sotto la prefettura a dire che questa cosa non è tollerabile, non si può fare.